Vi avevo promesso che avremmo ricominciato con le recensioni ed eccomi qui, il titolo di oggi, Grandia. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Vi piacciono i giochi di ruolo vecchio stile? Allora amerete Grandia, punto. Andate a giocarlo. Se invece volete scoprire qualcosa di più sul primo capitolo della saga, rimanete qui per una bella analisi del gioco. Grandia esce nel 1997, prodotto da Game Arts, la stessa compagnia che già aveva prodotto un'altra serie di RPG diventata ormai un cult, ovvero la serie di Lunar. Grandia è forse il progetto più ambizioso a cui avesse mai lavorato la compagnia, e non a caso le testate videoludiche dell'epoca lo descrivevano come l'unico RPG che potesse rappresentare una minaccia per l'altro gioco di ruolo del 97, una cosetta chiamata Final Fantasy VII. Infatti, non solo i due giochi furono rilasciati a distanza di pochi mesi uno dall'altro, ma se Final Fantasy rappresentava la allora nuovissima PlayStation, Grandia era diventato un po' il portabandiera dello sfortunatissimo Saturn, e divenne una delle killer application del sistema, almeno in Giappone. Questo perché pare che all'epoca del Saturn, Sega of America avesse adottato una strategia secondo cui qualsiasi prodotto spiccatamente anime o giapponese non sarebbe dovuto essere localizzato, in quanto non avrebbe rispecchiato il gusto dei poveri bimbi occidentali. Fu una mossa molto azzardata, dato che la maggior parte dei giochi per Saturn erano adattamenti di serie anime che andavano in onda all'epoca in Giappone, e che soprattutto questa strategia non rispecchiava il vero pensiero dei giocatori. Se ci pensate bene, nel 97 i ragazzini americani erano in pieno hype per Dragon Ball, Sailor Moon, e quell'estetica anime tutta giapponese stava diventando popolare e apprezzata molto rapidamente. Che poi, non so se ve ne siete resi conto, ma... voglio dire, guardate Cloud, guardate Goku! Comunque, in parole povere, Grandia vedrà la luce in America e in Europa solo nel 2000. Proprio sulla concorrente di Sega, ovvero la prima PlayStation, con una bella traduzione in inglese e un doppiaggio che definire orrendo a dire poco, ma ci arriveremo con calma. Adesso parliamo della storia. La premessa di Grandia è molto semplice. Un ragazzo di nome Justin gioca insieme alla sua giovane amica Sue. A entrambi piace fingere di essere nel bel mezzo di una grande avventura, e inizialmente i due si limitano a spostarsi nelle pianure vicino alla città, nelle miniere o ancora in un piccolo villaggio. Tutto cambia quando Justin esplora le rovine dell'antica civiltà perduta degli Angelo. Justin incontra qui una misteriosa ragazza di nome Liete, la quale gli spiega che per scoprire la verità su questa antica civiltà dovrà recarsi ad est, oltre i confini del mondo e verso un continente inesplorato. Tuttavia, nel suo viaggio Justin verrà spesso ostacolato dall'impero di Carlyle, che a sua volta vuole scoprire cosa ne sia stato degli Angelo per poi impadronirsi delle loro conoscenze e di fatto conquistare il mondo. Dopotutto, che impero sarebbe se non cercasse di conquistare il mondo? Quindi, nel suo viaggio Justin incontrerà tutta una serie di personaggi che lo aiuteranno a crescere, a maturare, a diventare un grande avventuriero, e la più importante tra tutti sarà la bella Fina, una giovane ragazza che resterà al fianco di Justin per tutto il suo lungo viaggio. Quali segreti nasconde questa cara ragazza? Non ve lo posso dire adesso, ma comunque sia. Continueremo a parlare della storia di Grandia in una sezione spoiler a parte. Vi basti sapere che comunque la trama è abbastanza semplice e piena di cliché, quindi in realtà se avete giocato a qualche gioco di ruolo sicuramente conoscerete la maggior parte degli eventi incredibili che potrebbero accadere in questo gioco. Ma in realtà io questa semplicità la considero una cosa buona, vi spiegherò più avanti il perché. Ma adesso concentriamoci su un altro punto fondamentale di Grandia, ovvero il sistema di combattimento. Dopotutto, a che cosa serve una storia degna di Shakespeare se poi il sistema di gioco è una ciofeca? Fortunatamente Grandia ha uno dei sistemi di combattimento più belli di tutta la quinta generazione di console, e non solo. L'idea di base è simile a quella dell'Active Time Battle di Final Fantasy VII, in cui i protagonisti devono aspettare che arrivi il proprio turno così come i nemici. Le differenze fondamentali però sono due. La prima è che sia i protagonisti che i mostri possono spostarsi all'interno dell'arena di gioco e possono così schivare gli attacchi dei nemici. La seconda è che se il giocatore attacca un mostro mentre questo sta per attaccare, può contrattaccare e a volte cancellare completamente il turno del nemico. Allo stesso modo, quando più personaggi attaccano contemporaneamente un nemico, i danni inflitti saranno maggiori, eccetera eccetera. Ma ovviamente lo stesso vale anche per i nemici, che possono distruggere il party in pochi secondi se colti impreparati. Insomma, è un sistema che premia la strategia e che rende il gioco molto più dinamico di un qualsiasi Final Fantasy. E non prendetela male, lo dico da super fan della serie di Square, se non ci credete potete guardare i video che ho già fatto a riguardo. L'unica cosa che davvero non riesco ad apprezzare di questo sistema di combattimento è il sistema delle magie. Ve la faccio semplice.
ogni incantesimo è legato a uno di quattro elementi, ovvero fuoco, acqua, terra o vento. Il problema è che per sbloccare nuovi incantesimi bisogna utilizzare in continuazione quelli che già si hanno, per aumentare l'affinità con ognuno dei quattro elementi. E non finisce qui, perché per sbloccare gli incantesimi più potenti dovremo aumentare l'affinità con più elementi alla volta. Ad esempio, per padroneggiare l'incantesimo del ghiaccio, bisognerà avere un'alta affinità sia con il vento che con l'acqua, e questo porta via molto più tempo rispetto a un semplice level up dei personaggi. Un discorso simile vale anche per le armi, che aumenteranno di livello man mano che le utilizzeremo. Non fraintendetemi, l'idea di per sé non è male, ma ci vuole veramente tanto tempo a sbloccare tutto, e un gioco come Grandia, che richiede una sessantina d'ore solo per terminare la quest principale, forse non aveva bisogno di questo tipo di level up. Ma adesso passiamo ai dettagli squisitamente tecnici, ovvero com'è graficamente il gioco. Beh, qui c'è davvero poco da dire. Grandia su Saturn è uno dei giochi più graficamente impressionanti disponibili sulla console. La scelta di mischiare personaggi 2D in un mondo 3D è stata molto intelligente. Paragoniamo, per l'ultima volta ve lo prometto, Grandia con Final Fantasy VII, che fa l'esatto opposto, cioè mette personaggi 3D su sfondi pre-renderizzati. Nel 97 questi sfondi facevano gridare al miracolo, ma ora li vediamo in tutta la loro bassa risoluzione, mentre i modelli poligonali erano... beh, come dire... Gli sprite di Grandia invece sono decisamente senza tempo, sono espressivi e colorati, insomma, invecchiano come un buon vino, mentre le mappe di gioco, in 3D, possono essere facilmente retexturizzate in HD, e infatti è quello che è stato fatto per la remaster su Nintendo Switch. Comunque il gioco è invecchiato così bene anche per merito della direzione artistica, che è quasi sempre ispirata. I personaggi hanno un design riconoscibile, merito della mano di Takeshi Miyagi, già autore del character design di Lunar, e alcune location sembrano uscite fuori da un libro di fiabe. D'altra parte però, c'è da dire che tanti dungeon minori sono un po' troppo generici, del tipo «Ehi, attraversiamo questa montagna! Toh, guarda, un'altra montagna! E perché non attraversiamo anche una terza montagna?» Ragazzi, sono tutte uguali ste montagne, e anche le pianure, e le rovine! Mamma mia, quante rovine ci stanno sto gioco! Ecco, in realtà non avrei voluto parlarne in questa parte della recensione, ma già che ci siamo, va detto. Uno dei peggiori difetti di Grandia è che è davvero troppo... grande. C'è qualcuno? È rimasto ancora qualcuno a guardare questo video? Ok, per quelle poche persone che non hanno chiuso il video dopo questa battuta, io vi spiego che cosa intendo. Un gioco può durare anche 300 ore e io lo gioco molto volentieri. Sono un grande fan della serie di Persona, ho giocato tanti Dragon Quest e non mi sono mai annoiato. Ma il punto è che in quei giochi c'erano quasi sempre nuove meccaniche da scoprire per avanzare nei dungeon, side quest memorabili, design vivaci. In Grandia invece ci sono tantissimi dungeon, ma sono quasi tutti corti e un po' bruttini da vedere. E si sente proprio questa volontà di allungare il brodo, soprattutto nella seconda metà del gioco. Bene, ora che vi ho parlato di quello che secondo me è uno dei maggiori difetti di Grandia, possiamo passare a un altro elemento fondamentale, ovvero la musica. Infatti, se c'è una cosa che mi ha fatto superare quei dungeon un po' monotoni è la colonna sonora composta da Noriyuki Iwadare. Porca miseria che soundtrack, ragazzi! Grandia ha uno stile musicale molto particolare, che punta su temi spensierati, leggeri e su degli strumenti che all'epoca non si sentivano spesso, come tamburelli, bonghi o flauti. Il tema di battaglia in particolare non viene mai a noia e lo avete già sentito mentre vi parlavo del sistema di combattimento. Purtroppo nel secondo disco di gioco viene sostituito da un nuovo tema meno ispirato, ma fa niente, qui siamo comunque a livelli altissimi. Il discorso però è diverso per quanto riguarda il doppiaggio, che è stato realizzato andando a risparmio nella versione inglese, mentre quello giapponese è ovviamente tutta un'altra cosa, realizzato da doppiatori professionisti. Se intendete recuperare Grandia su Switch, vi consiglio di impostare la lingua inglese e il doppiaggio in giapponese, è una bella opzione che non era presente su PlayStation. Fate un bel confronto tra le due lingue e fatemi sapere che ne pensate nei commenti. I missed you. How you been? I'm doing great. And the treasure, as you can see, it's just perfect. Vina, you've outdone yourself again. I'm so happy to see your smiling face.
Long time no see, Captain. You look well too. Arigato. Okagesama de genki ippai. Otakara datte kono tori bacchiri yo. Mata nao ageta na, Hina. Genki na kao ga mirarete ureshii yo. Hitashiburi, Senchou. Senchou no genki sou ne. Bene, così siamo arrivati finalmente alla sezione spoiler. Non preoccupatevi, per chi non volesse rovinarsi l'esperienza e volesse recuperare Grandia senza sapere assolutamente nulla della trama, potete sempre saltare questa parte di recensione e ad andare alla prossima, che si trova più o meno qui, da qualche parte l'avrò segnato, e invece per tutti gli altri continuate semplicemente a seguire. Qualcuno l'avrà già immaginato quando ne ho parlato all'inizio del video, ma la giovane Fina si scoprirà essere un Ikarian, ovvero una degli ultimi discendenti della civiltà degli Angelo. Il perfido imperatore Baal, appunto l'imperatore di questo impero malvagio, tenterà di risvegliare Gaia, un antico mostro, proprio grazie al potere di Fina e di sua sorella Lin, una sottoposta dell'impero. A questo punto immagino che avrete già capito cosa accadrà in questo lungo viaggio. Ovviamente Justin sconfiggerà prima l'imperatore e poi Gaia, ovviamente si innamorerà di Fina, la quale ricambia, e ovviamente sua sorella farà una brutta fine. Come vi avevo anticipato, la storia di Grandia sa di già visto, ma proprio perché è facile intuire cosa succederà, ci si può concentrare meglio sul come succederà. Le interazioni tra i personaggi infatti sono scritte benissimo, sono tutti personaggi credibili, fatti di mille sfaccettature. Grandia rinuncia a una trama complessa e piena di colpi di scena per concentrarsi sui suoi personaggi, sulle loro motivazioni, sulla loro crescita. E poi alla fine credo che sia proprio questo il tema portante di Grandia, crescita. Insomma, è bello vedere un cast di personaggi che cresce, piange, ride, si innamora. È molto semplice, forse anche un po' mieloso, ma ehi, a me Grandia è piaciuto anche per questo. Come dire, le vecchie abitudini sono dure a morire e come in ogni recensione io vi devo far vedere assolutamente la custodia della mia edizione, che è quella giapponese per Sega Saturn, e quello che c'è dentro, quindi preparatevi. Eccoci qui. Allora, all'interno della confezione troviamo due dischi di gioco, che voglio dire... ce ne vogliono almeno due per fare un gioco di ruolo degno di questo nome. E poi ben due manualetti. Il primo è l'Operation Manual, il classico manuale appunto con la premessa della storia, i comandi di gioco, semplice insomma, e qualche bella illustrazione alla fine dei protagonisti, di cui poi vi ho già parlato, insomma, vi ho parlato del character designer. Molto belli secondo me, probabilmente li vedrete piccolissimi, scusate, troverò il modo di fare delle registrazioni più decenti. E il secondo manuale è l'Adventure Manual, che è un po' una guida per le prime ore di gioco, molto carino secondo me, non ho mai visto giochi fare una cosa simile, specie nei giochi di ruolo. Quindi qui ci sono i personaggi che parlano e si danno dei consigli riguardo a quello che si può fare nell'avventura, cioè quindi magari improvvisano dei piccoli dialoghi in character in cui praticamente i personaggi si dicono ma lo sai che se usi le magie, ma lo sai che se ti blocchi ti conviene parlare con le persone in città e tutte queste cose così. È davvero molto molto carino, certo bisogna capire un po' di giapponese altrimenti non si può apprezzare, ma l'altra cosa carina invece è che ci sono anche le mappe della prima città di gioco e anche, aspettate che le trovo, anche dei primi dungeon, che è una cosa molto simpatica perché in pratica se non sapete dove andare semplicemente seguite la mappa e non avrete problemi, è molto simpatico insomma. Poi tanto ve l'ho detto, il gioco dura talmente tanto che come dire, anche se vi danno la guida per un paio di dungeon, insomma c'è tanta tanta roba, in cui tanti momenti in cui non saprete veramente dove andare a sbattere la testa. Fino a poco tempo fa l'unico modo per giocare a Grandia in maniera legale era possedere un'edizione giapponese per Saturn o un'edizione per PlayStation, che però è diventata molto costosa nel tempo per via delle scarse vendite. Oggi però è possibile recuperare un bundle rimasterizzato dei primi due capitoli della saga su Nintendo Switch, e quindi il mio consiglio è di giocarlo appunto su Switch. La conversione del primo capitolo non è affatto male, con texture in alta risoluzione, sprite smussati,
cosa che a me non piace molto, ma vabbè, e tutta una serie di extra molto utili, come per esempio la scelta del doppiaggio di cui vi ho già parlato. Bene, direi che è arrivato il momento di salutarci. Quindi, se la recensione vi è piaciuta, lasciate un mi piace e iscrivetevi anche al canale. Sono in arrivo tante nuove recensioni per Sega Saturn e non solo. E tra l'altro, se volete, date anche un'occhiata al canale di Flashback Skipper, una mia amica youtuber, che parla principalmente di anime e manga, ma con cui ho fatto diverse collaborazioni in cui parliamo anche di videogiochi, principalmente della storia di Final Fantasy, ma abbiamo fatto anche altri video insieme. Quindi se volete date un'occhiata anche al suo canale, che si trova in descrizione. E niente, spero di rivedervi presto.